A pettinarli. Che splendida idea! Si vede proprio che tua madre fa la parrucchiera. Sì, nella mia famiglia siamo parrucchieri da generazioni. Ce l'abbiamo nel sangue. Davvero? Allora i capelli di Vivien hanno bisogno del tuo aiuto. Vuoi dire che Vivien ha bisogno di Anna per il suo nuovo look? Esatto. Iniziamo con un massaggio alla testa. Ok. Di più, di più, di più. Un po' meno, di più. Troppo! Papà, questa è l'area comune dove tutti gli studenti si incontrano. Figliolo, non lo sarà più quando l'avrò smantellata. Signor Price, non sapevo che fosse qui in visita con tutti i suoi soldi. Prenda le misure delle scale. Voi! Aiutatemi! Credo che il papà di Justin voglia comprare qualcosa di nuovo per la scuola. Compro la scuola, la butto giù e la trasformo in una pila di case per umani. Vuol dire appartamenti? Nessuno dice a mio padre quello che vuole dire. Ehi! Ah! Appartamenti? Ma così perderò il lavoro. Tranquillo. Servirà un portinaio nell'edificio. Anche uno spazzacamino. Ma i miei punti! Cioè, la mia istruzione? Istruzione? L'istruzione è sopravvalutata al giorno d'oggi. Guarda me. Io sono miliardario e non ho avuto nessuna istruzione. Ho dovuto solo aspettare la morte del nonno. Quindi io devo solo aspettare che tu muoia. Esatto! Misuratemi. Perché? La divisa per il mio nuovo lavoro. The day I've been waiting for. Yes, this is it. You're not a child anymore. I look around, not sure if I wanna grow up. My new school, I will get a poison in. My new school, that's the way to reach it. My new school, the world of celebrities. My new school, no one's gonna stop me. No one's gonna stop me. Questa acconciatura si chiama il cigno d'oro. Vivien invece la chiama a ricominciare da capo. E voilà! Ecco, questa è quella giusta. Non ti sento! Mi hai mandato un messaggio? Ah, non ti piace. Beh, sai cosa ti dico? Fateli da sole i capelli, perché io con te ho chiuso! Faccina arrabbiata! Prego! Bella giornata, eh? Saluti alla signora! Che cosa è successo a Spencer? Prego. Si sta allenando per fare il portinaio nel condominio del papà di Justin. Saluto la signora. Com'è venuto l'uovo? Bene, ma sei sicuro che Spencer non si accorgerà che è un pallone dipinto? Bella giornata. Ci crederà, fidati. Saluto la signora. Preside Spencer, guardi cosa abbiamo trovato sul tetto. Alice dice che è l'uovo di un rarissimo condor canadese. Caspita, ma è grosso come un pallone da rugby. Sì, ed è una specie in via di estinzione. Quindi la scuola è un'area protetta. E il signor Price non potrà trasformarla in un condominio. Abbiamo salvato la scuola? Sì, ma solo se l'uovo si schiuderà.
il signor Price sta arrivando, teniamo l'uovo al caldo. Lo covo io per primo. Alla prossima, cara. È stato un piacere. Cosa significa questo? Non sai leggere? Vegan Style. Se vuoi un appuntamento, vivi in un posto libero. Sotto Natale. Quelle doppie punte sono un disastro, cara. Fatti una tinta. Il biondo ormai è fuori moda. Vivian, sei incredibile. Stai usando tutte le mie acconciature. Non c'è bisogno che ringrazi Vivian. Peccato solo che ti manchi la super lozione segreta che la mia famiglia custodisce da generazioni. Super lozione segreta? Vuoi che ti passi la ricetta? Certo! Vivian la renderà famosa dicendo a tutti che era sua! Preside Spencer! Come va l'operazione schiusura uovo? Il calore non basta! Forse al piccolo serve una ninna nanna. Fai la ninna, fai la nanna, condorino della mamma. Quella palla da rugby non si schiuderà mai, Nick. Tranquillo, Rudy, ho un piano. Preside Spencer, perché non chiede a Miss Mastermind? Lei le uova le rompe di professione. Con quell'uovo sfamerò tutta la scuola per una settimana. No! Ragazzi, tenete voi l'uovo. Io vado a smontare lo scaldabagno della scuola. Ci è mancato poco. Perfetto. Adesso ci liberiamo dell'uovo finto e troviamo un vero condor canadese. Ma sono estinti! E noi li disestingueremo. Vivian non capisce. Ha seguito la lettera, la tua ricetta per la superlozione. Ops, forse ho esagerato un pochino. Ma allora tu hai ingannato Vivian. Sì, come tu hai fatto con me. E adesso ne pagherai le conseguenze. Quali conseguenze? Vivian non ha perso i capelli. 3, 2, 1. Vivian, hai rovinato la mia chioma. Ma i suoi capelli stanno benissimo, Miss Mastermind. Sto parlando dei peli sulla mia schiena. Riattaccameli. Divertiti. Sì. Stanno arrivando! Presto! Nasconditi! Facciamo in fretta! Papà non ha tempo da perdere! Già, devo rilevare un salone di bellezza appena fallito! Siete arrivati giusto in tempo! L'uovo si è appena schiuso! È molto raro, signor Price! La McGuffin è il suo nido! Papi, non puoi cacciare questo piccoletto da casa sua! E va bene! La scuola resterà aperta! Sì. Non farò mai del male ad un essere vivente. Mi è venuta voglia di pollo fritto. Andiamo, figliuolo! Compriamo un ristorante! Ce l'abbiamo fatta! Non sapevo che i condor canadesi parlassero! Certo che parlano! Facciamo parte della famiglia dei pappagalli! Che simpatico! E adesso, festa!